Gianfi Man e siamo qui, aspettate, per uno speciale molto bello che è lo speciale di fine anno, cioè sta uscendo uno speciale dopo l'altro, speciale di Natale, 50 iscritti, tutto. E niente, vi ringrazio appunto per i 50 iscritti, ma adesso facciamo lo speciale di fine anno, grazie a Google che in pratica quest'anno ha fatto una classifica dove ha scritto le cose più cercate su Google in tutto il mondo. Allora, partiamo subito. Noi la vedremo così, la commentiamo. La prima è Parigi sotto attacco, vabbè, questa dell'ISIS, mi sembra ovvio. Star Wars, l'ultimo episodio, questo non me l'aspettavo però. Di Star Wars, che è l'ultimo episodio, l'hanno cercato, il risveglio della forza, non l'ho mai visto. Noi lo mettiamo di qua almeno. Acqua su Marte, c'è vita sul pianeta rosso? Questo a ottobre. Io non so, mi sa che a ottobre potrebbe essere che hanno cercato qualcosa. Quindi. Coppa del Mondo di rugby. Cioè, possiamo vedere anche le ricerche. Cioè, Parigi sotto attacco quasi 1 milione, 897 milioni. L'ultimo episodio di dicembre, 155 milioni. Questo qua di Star Wars. Poi vediamo un po'. Il regno più longevo, Elisabetta II taglia un traguardo importante, questo 100 milioni, wow, questo poi a settembre. Scandalo emissioni, vabbè, questo si sapeva, 13 milioni. Questo la morte di un'icona, questa lo sapevo, il leone Cecilla. Crisi dei migranti, vabbè, 23 milioni, 32. Accordo su, questo non lo sapevo, vabbè. Mondiali di calcio femminili, neanche questa, però cavolo, 113 milioni. Non so perché gli uomini volevano rimorchiare le donne che gli interessa il coso. Poi la Grecia sull'orlo del tracollo. Vabbè, la crisi della Cina. La crisi della FIFA, 42 milioni. Terremoto in Nepal, vabbè. Coppa del mondo di cricket, 323 milioni addirittura. Quelli che hanno cercato la Coppa del mondo del cricket. Ma io dico no. Ma chi è che segue nel mondo cricket? Io non lo so, vabbè. L'ultimo addio alle star, vabbè, le leggende che ci hanno lasciato, Oscar 2015 più 4. E poi il vestito, il mondo non crede ai propri occhi. Il vestito, sì, quello lì, ragazzi, quello di. Questo vestito in pratica che era oro oppure blu. Era in bianco oro, nero blu o blu e marroni. Tutto ha avuto inizio in Scozia, quando che hanno chiesto alla madre di scattare una foto dell'abito del. Ah, ma questa non la sapevo però. Cioè, questa è bella. Insomma, bianco e oro l'hanno visto quasi tutti. Molti l'hanno visto bianco e oro. Nero e blu, tutti in pratica. Blu e marrone, nessuno. Infatti io blu e marrone ancora non l'avevo sentito. Va bene. Poi andiamo a vedere un po'. Che poi chissà di che vero colore è quel vestito, comunque. Boh, vabbè. Allora, vediamo un po'. Ok. Ci vediamo anche il video. Vediamo un po' il video. Vediamo un po', c'è pure il video addirittura, madonna. Le domande che abbiamo fatto hanno rivelato chi siamo. Come posso aiutare i rifugiati? Questa è la prima domanda più alle persone che si chiedono di cosa stiamo parlando. Perché le donne non possono diventare ranger dell'esercito? Se si tratti di coraggio o di polemica, che cosa significa la bandiera confederata? Vi spiegherò che cosa significa riguardo a quello che succederà da partire da ora. Dan Letterman, grazie e buonanotte. Sue Ascot, vi vede, lottate, non riguarda una sola persona, folla che grida, la vita non mi conta. Come possiamo superare i pregiudizi? Tocca a migliaia di persone? Cioè, raga, io sta cosa. Tocca a tutti noi, vedi l'USA che va a vincere la Coppa del Mondo. Perché è stato imposto l'embargo a Cuba, l'accettazione l'uno dell'altro? Presidente Obama, oggi la Costituzione garantisce l'uguaglianza del matrimonio. Vabbè. Folla che esulta. Google ci mette pure le cose qui, no? Tutti noi siamo diversi. Di che colore è il vestito? Pure questo? C'è Ubecca. Guarda che gioia, Charlie. Vabbè, cioè, regà, io non ci sto capendo niente. Come si potrà essere il pace nel mondo? No, vabbè, ma per davvero?
Cioè, la gente ha cercato come c'è pace nel mondo. Sei nato. Madonna, ma che è sta roba? No, regà. Come possiamo ricostruire il Nepal? Just do it! Sciogli la buff! Quella sciogli le buff! Just do it! Eccolo, ragazzi, questo lo amo. Va indietro. Devo rivedere? No. Aspetta, che sta succedendo? Oh! No, si è bloccato. Vabbè, è fighissimo comunque. Allora, poi, va bene, ok, vediamo un po'. Le parole Pino Daniele, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Primi tre, Parigi, Sanremo 2015, ok. Personaggi Pino Daniele, Valentino Rossi, Sergio Mattarella, Laura Antonelli, Maria Grazia Capulli. Allora, Pino Daniele, vabbè, era scontato perché è morto, condoglianze, quasi un anno. Valentino Rossi perché c'è stato lo scandalo, vabbè, Mazzarella. Neanche ne parliamo. Parole emergenze associate dal 2015, Miss Italia, Amici, Oscar, Isola dei Famosi, Lotteria Italia. Cioè, addirittura è stato il più cercato, Amici che Oscar, vabbè. Mete di vacanza, Follonica, Capoverde, Palinuro, Creta, Bordighera. No, c'è cioè Follonica più di Roma, vabbè. I biglietti Inter Milan, Juventus, Real Madrid, finale Champions League, Lotteria Italia, Expo. Poi le olive in salamonia, come fare le olive in salamonia? In salamonia, perché dico in salamonia? In salamoia! Cioè, che figo, la gente è andata a cercare le olive in salamonia, come farle? Fattura elettronica, la gorgonzola in casa, chiamate con WhatsApp. Pesta la genovese in casa. Cosa significa? Vabbè, queste non ne voglio nemmeno dire. E poi, tendenze, perché? Io leggo perché, no Expo, 21 colpi di cannone, si chiama Patto del Nazareno perché hai due papà. Ricette, marmellata di fichi, Sex on the Beach, perché non è una ricetta Sex on the Beach. Marmellata di ciliegi, sospiri, angel food cake, ma Sex on the Beach non è una ricetta, ragazzi. Sex on the Beach è un'altra cosa, vabbè. Spero che voi non sappiate l'inglese, almeno. Non capite. Che? Ah, fail! La redazione ci dice, non so se avete sentito, che Sex on the Beach è un cocktail, però potrebbe significare anche un'altra cosa. E ve la faccio dire da Google Traduttore. No, vabbè, forse è meglio di no perché è un po' volgare. Cercatelo su Google Traduttore comunque. Bene ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto come al solito vi invito a lasciare un bel like. Quest'anno era l'ultimo, questo video era l'ultimo di quest'anno. Buon 2016, buon 2016, buon 2016, 2016 volte a tutti voi 50 iscritti. Spero che tutti i miei video del 2015 vi siano piaciuti. Come al solito vi invito a lasciare a tutti i video del 2015 un like, a commentare tutti i video del 2015, a iscrivervi al mio canale che durerà non so fino a quanto, però anche nel 2015. Come al solito vi invito a lasciare un bel like, né in tutti i video del 2015, lo voglio ridire perché mi fa figo. Commentate con i dediti, iscrivetevi in tutti i video del 2015, in tutti i canali aperti nel 2015. Bella ragazzi, ne stavo a venire.